Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, in studio per chiacchierare di basket con Luigi Balduini. Ciao Luigi. Ciao, ciao a tutti. Segnalo intanto alla regia che non abbiamo ancora il ritorno in studio, per cui se ogni tanto ci vedete frizzati, che noi aspettiamo frementi di essere in onda, io sono andato a tentone, dico sarò io, invece vedo ancora la sigla, che peraltro è sempre molto bella, ma ecco che mi vedo e devo dirvi probabilmente era più bella la sigla del sottoscritto. No, vabbè, come sfondo, c'è lo sfondo, c'è lo sfondo. Allora, i vostri messaggi, 345-5690-682, se volete scatenarvi, perché abbiamo tanto da chiacchierare oggi. Io parto dalla nazionale intanto, Luigi. La cosa bella, secondo me, è che è tornata la squadra azzurra a Bologna, tra l'altro a settembre del 56, quando venne inaugurato il Palasport, il Paladozza, giocò la nazionale italiana. Abbiamo il piacere di aver avuto una nazionale in campo e soprattutto averla vista vincere, e Mannion che ne ha fatti un po' di canestri finalmente. Beh, è stato il grande è stato sicuramente Paiola, che ha gestito la partita veramente con grande intelligenza, ha dato diversi assist, ha avuto veramente, si sentiva di giocare in casa probabilmente, e quindi Paiola bravissimo, Mannion migliorato, e tutta la squadra è stata veramente un'altra squadra rispetto a quello che abbiamo visto nella prima. Perché Mannion va bene con la nazionale e va male con la maglia della Virtus? Beh, allora, va bene, ma non è ancora il Mannion, neanche quello visto ieri, secondo me. Beh, io firmerei per avere, sì, in maglia Virtus, certo, il Mannion di ieri. Certo, però le partite, guarda, a volte, tu lo sai, nascono in un modo o nascono in un altro. Quella di ieri per Mannion è nata bene, speriamo tutti che sia un indizio per un continuing di questo livello, mentre invece per Paiola è stata una riconferma. Io sugli scudi comunque terrei la partita di grande maturità fatta da Paiola in regia. A me è piaciuto di più. Ma c'è caso che Mannion non si trovi bene con Scariolo e si trovi bene con, no, Sacchetti? No, no, questo no, no, assolutamente. Certo è che a volte Mannion ha delle individualità, come ha avuto ieri anche. Mannion, come lo vorrebbe più Scariolo, è più play puro. Deve essere un giocatore che deve guardare più spesso i compagni, e come fa Paiola d'altronde, e quando Mannion probabilmente raggiungerà questo livello di maturità continuerà a fare partite come quella di ieri. Messaggio appena arrivato: avete notizie sull'organigramma Fortitudo e perché hanno deciso di ridurre il roster? Litigi tra Totè e Martino, risparmiare un contratto nel pensiero che è molto facile, si va in a due e aveva poco senso spendere soldi per nulla visto che i contratti decadono automaticamente. Luigi. Allora, sicuramente Totè non è stato un problema Totè-Martino, è stato un problema Totè, punto. Cioè, qual è il suo problema? Aveva un atteggiamento abbastanza così bighellonante e un po' così benefreghista. Il motivo, secondo te? No, questo non te lo posso dire, però tutti i compagni di squadra lo vedevano proprio già come una cosa fuori dalla squadra. Nessun allenatore, men che meno Martino, vorrebbe privarsi in una fase come questa, in cui tu hai un giocatore che comunque è un prospetto importante, non è un prospetto, è già un giocatore importante e ha fatto vedere cose importanti, specie poi nel settore lunghi, in cui tu hai dei lunghi che però stanno sotto canestro pochi secondi, a parte Grossel, quindi avere un Totè era importante. Oggi io mi auguro che se mai la Fortitudo avesse già previsto una retrocessione in A2, io mi auguro che lo faccia con un po' di dignità. Per me l'ha già persa. Nel senso che, con tutto l'affetto, guarda, mi sono scritto con Pavani, che mi ha punzecchiato perché il mio editoriale, che è andato in onda nel TG Sport di ETV Rete 7, l'ho caricato anche su YouTube, e lui me l'ha mandato e mi ha scritto: è sempre colpa mia, non sono io che scelgo i giocatori. Che poi è quello che ha detto Bonicioli per la, certo, cronaca. E mi devi difendere un po'. Io dico: ma vieni in studio.
Vieni in studio a darci dei cretini, bonariamente ovviamente, no? Cioè, se a un certo momento diciamo delle cose sbagliate, parla, non parli più. Secondo me dà la percezione, questo ho detto a Christian, e lo rivelo perché tanto non è che stiamo dicendo chi ha sparato a Kennedy, con tutto l'affetto, diciamo una cosa molto semplice, dico, secondo me, al di là di tutte le scelte opinabili, perché poi ti va, come dico sempre, quando piove grandina, il problema è che tu magari non hai colpa della grandine ma della pioggia, sì, Ashley va via, te l'avrà scelto male Repesa, ma intanto è andato via, Grossel però ha già la maglia pronta dall'altra squadra ma il contratto salta, ti va male che arriva Feldin, non è male, ma si infortuna. Insomma, alla fine tante cose non hanno funzionato. Però il fatto che questo presidente, in un momento come questo, un ottimo comunicatore come lui, non dica più una parola, secondo me dà questa percezione, uso un termine spietato, di svacco. Secondo me non è svacco, è come ci diceva, come ci siamo già detti anche Bonicioli, sembra quasi appunto come si comporta la squadra in cui non c'è alcun aiuto, in questo momento Pavani è solo. Secondo me Pavani è, come diceva, uomo a terra e nessuno va a aiutarlo, a sostenerlo. Non dimentichiamo che dietro comunque c'è una fondazione, c'è un gruppo di ex soci importanti di Pavani, però nessuno viene filtrato tramite qualche chiacchierata, poi magari smentita il giorno dopo, non viene fatta più comunicazione. Noi sappiamo che invece Tedeschi la saprebbe fare, come no, la comunicazione, e probabilmente lo stesso Tedeschi in questo momento non sa più neanche lui cosa dire. Pavani è solo. Questa Tedeschi è la un professionista, realtà. Mi sono sentito anche con lui perché sì, è anche un caro amico, e devo dirti che la cosa che fa è la più semplice del mondo, comunicare quello che gli viene detto di comunicare. Dall'altro lato Pavani compra chi gli dicono di comprare, se ci sono i soldi, quindi è vero che non è completamente responsabile, però insomma nessun capitate tante che se quando le cose vanno bene dici bravo Pavani, quando vanno male un po' dici il pesce puzza dalla testa, come dall'altro lato d'ora quando le cose vanno benissimo. Certo, io sono sicuro che non sono momenti, che sono momenti di tensione, infortitudo anche all'interno della società. Sì, assolutamente. Il motivo? Beh, per tutte queste cose, io sono sicuro che Andrea Tedeschi non è contento di questa situazione, primo perché è anche un grande tifoso della Fortitudo, secondo perché sa che questo non è comunicare, anzi questo diventa, cioè piove, fai grandinare, quindi ma in questo peggio momento che peggio, tu dovresti avere, tu dovresti uscire, ma tu dovresti avere Aradori seduti in quella sedia lì che chiama raccolti tifosi e dice ci proviamo, venite, è andato tutto male, ti ce la mettiamo più. Tutto no, tu dovresti avere Aradori e Pavani, esattamente, che parlano assieme, e in cui Pavani, beh, è successo tante volte che anche grandi squadre di calcio hanno preferito i coach o i presidenti portarsi di fianco il giocatore più rappresentativo. Quindi in questo caso questa sarebbe la comunicazione, dico sicuramente. Qui, o in qualsiasi altra emittente, per rispetto di chiunque. O collegata Skype. Cioè non mi interessa, lo dico nell'ottica della comunicazione verso i tifosi, questo, è ovvio che noi siamo qua e faremo piacere di in questo qua. Momento io penso che il pubblico abbia bisogno di chiarezza, penso che se lo meriti per quello che ha fatto in tutti questi anni, perché, per come ha sostenuto la squadra dalle serie minori fino nei sottoscala, praticamente in palazzetti da 600 posti, sì e no, e quindi io penso che questo si meriti il pubblico della Fortitudo. Probabilmente Pavani è veramente in una crisi profonda in questo momento, non sa neanche lui cosa dire, o forse... noi poi stiamo facendo sì delle non illazioni, delle supposizioni basate su quello che ci può aver detto, come hai detto tu, Pavani in un frammento di minuto al telefono, o Andrea Tedeschi, o Mancinelli, o Aradori, i giocatori che magari con cui si dialoga. Ci rapportiamo, con cui si dialoga di più. Quindi una cosa è certa, che Totè se n'è andato perché era più dannoso in allenamento che altro.
Ma hai detto tutto. Per par condicio ti faccio la stessa domanda, Jack. Ci sono problemi nello spogliatoio Virtus, dicono Teodotici non sia felice come l'anno scorso. Ecco, credo due elementi fondamentali vadano presi in considerazione. Evidentemente Teodotici si trovava benissimo con Djordjevic, con Nazionale, certo, e idolo da sempre. Uno. E secondo punto, comunque se si è infortunato, non dimentichiamolo, è un'assenza che per un giocatore di 35 anni, star fuori un mesetto, rientrare subito in Coppa Italia, non è la cosa più scontata. Anche se quella reazione forte nel time out mi ha lasciato molto sorpreso. Di Teodosic? Sì. Guarda che Teodosic le reazioni forti le aveva anche l'anno scorso, io mi ricordo che dopo la partita vinta contro Monaco al Paladozza, contro Monte Carlo, lui ebbe una reazione e fu vinta con un tiro della disperazione proprio all'ultimo secondo, proprio di Teodosic. Quindi io pensavo di trovarlo felice, giocoso negli spogliatoi, invece così non fu. Lui prendeva calci tutto, hanno dovuto chiudere a noi giornalisti, poi io ero entrato parlando con Paolo Ronci e quindi ho visto due o tre scene da sai, altrimenti ci arrabbiamo, ti ricordi? Come era con Bud Spencer? Cioè una scena, e io mi ricordo che gli dissi Paolo, ma perché se ha vinto la partita? Dice, lui non vuole che la squadra sia Teodosic dipendente. Non vuole che la squadra aspetti l'ultimo tiro di Teodosic, vuole che la squadra sia molto più consapevole. E secondo me quest'anno lo è sicuramente di più, è meno Teodosic dipendente, però purtroppo in certi momenti ancora lo è, perché lui è comunque un talento ed è il miglior play del campionato. Non si discute. Allora, adesso qualche consiglio della regia, quando torniamo avremo il nostro ospite di giornata, sarà un piacere ritrovarlo, e tanti altri messaggi, perché oggi abbiamo impostato la trasmissione più su tutti voi da casa, perché ci sono mille motivi di riflessione, vogliamo che sia un po' anche una chiamata alle armi, perché non è un momento perfetto, né per la Virtus, chiaramente proporzionate averne le ambizioni, esatto, né per la Fortitudo, e questo ne abbiamo parlato in maniera ben più drammatica, fermo restando che i drammi, come ben sappiamo in questi momenti, sono assolutamente altri, ma ne parleremo anche in relazione allo sport. Ci troviamo tra poco dopo qualche consiglio dalla regia. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mille Ponente 162, telefono 351-6222-831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di quattro sale affrescate del Settecento.
Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Di nuovo in studio con Sport Club, siamo già pronti con il nostro ospite in collegamento, è l'organizzatore del mitico Old Star Game, la sfida tra le vecchie glorie, Ale Nava, eccoci qua, ciao Ale! Non sentiamo ancora l'audio? Non sentiamo, non abbiamo l'audio. Vediamo se riusciamo a sistemare l'audio, perché vediamo Ale per quanto buio ma ancora senza audio. E allora, mentre sistemiamo, ne approfitto per un altro messaggio. Pavani non viene in TV perché dovrebbe rispondere a domande antipatiche e magari dare colpi a persone che non sono sul posto, tipo non ho scelto io i giocatori ma Repesa, perché ha mandato via Dal Monte, eccetera. Le domande scomode, il motivo principale, una volta quando tutto andava bene era spesso presente, ricordate? Uno può dire che i giocatori li ha scelti Repesa, non lui. Può dire che ha mandato via Dal Monte per prendere comunque Jasmine Repesa. Io non avrei mandato via né Martino né Dal Monte, però ha preso comunque l'allenatore del nazionale e l'uomo dello scudetto. Guarda, io penso che in questi momenti sia meglio fare outing. Cioè, tu devi veramente dire anche una brutta verità, una situazione difficile, tu devi descriverla. È inutile, come diceva chi ci sta guardando, cioè arrivare solo quando tutto va bene, che poi tutto va bene non è mai successo in Fortitudo, perché è una squadra, una tifoseria che è abituata a soffrire. Io penso che in questo momento in cui però sembra che tutto stia rotolando
nel sottoscala bisogna che uno ammetta che la situazione è molto difficile e, come fa spesso lui, queste assemblee, queste chiamate generali per ricompattare il tifo, come ha fatto tanti anni fa, ricompattare un tifo che non c'era più, lui in questo momento dica: signori, se ci salviamo è un miracolo, c'è una situazione che è questa, basta. E spiegare un paio di cose, perché è ovvio che, assolutamente, che alla fine dei giochi si guarda al presente, che può voler dire retrocessione, o se preferite il futuro più prossimo, ma anche al futuro più lontano, che potrebbe voler dire a due, provare a risalire, progetti, società, tante cose, sua permanenza, insomma. Secondo me sarebbe bello dire delle cose, questo è il mio parere, e ribadisco, io parlerò sempre di Pavani come uno dei presidenti con i quali mi sono trovato meglio a livello giornalistico, a livello umano, ottimamente, e ritengo che sia un uomo che sia stato capace di ricompattare un pubblico quando c'era una sorta di guerra civile e di portare una società dalla Serie B2 praticamente ai playoff di A1 senza l'interruzione causa Covid. Quindi ha fatto un grandissimo lavoro, ma anche Sabatini è un uomo che ha portato la Virtus dalla radiazione, certo, alla Champions, voglio dire, ok? L'Eurolega, certo. Bene, adesso non ricordo il nome di allora, e comunque alla finale scudetto. Quindi, per quanto mi riguarda, Sabatini è stato bravissimo. Poi il protrarre un rapporto a volte può portare la gente a divenire in memoria di quanto buono sia stato proposto prima. Guarda, è difficile, secondo me, io valuto con positività anche una retrocessione però chirurgicamente pianificata. Cioè, io la valuto positivamente, nel senso, se questo serve a risanare una squadra, a risanare i debiti e a ripartire con positività, piuttosto così. Io invece l'errore è quando tu hai sbagliato tutto e ti trovi a scivolare e retrocedere all'ultimo minuto, perché non sei riuscito, non ti è servito quasi a nulla. Okay. Invece, in questo caso, secondo me, se vista la situazione, visto che altre squadre invece si sono rinforzate, visto che tu mi dici: guarda, abbiamo pensato che non sarebbe un dramma retrocedere, quindi ce la giochiamo senza impazzire, cerchiamo intanto di leccarci le ferite e di chiudere la situazione finanziaria, anche perché lo stesso consorzio ha detto: Pavani, le tue dimissioni non le accettiamo per adesso, c'è una sorta di momento transitorio in cui Pavani deve occuparsi proprio della parte finanziaria. Ok. Vediamo se è pronto il collegamento, attendo un cenno dalla regia, mi fanno segno ancora di no, quindi vediamo se è sistemabile, se no vado avanti con un paio di messaggi e male che vada propongo un altro blocco pubblicitario, così la regia ha tempo di valutare se rimanere su Skype o per ipotesi proporre un collegamento telefonico con copertura d'immagini dell'All-Star Game, che è bellissimo da rivedere perché ritroverete tanti campioni e speriamo di ritrovare presto questa meravigliosa manifestazione che nel 2017 a Bologna fu un grandissimo successo, ma andammo a vederla anche a Desio con Benè Rodriguez, ti ricordi? Ci siamo divertiti tantissimo. È vero, io venivo da campione, ero al Casinò e poi sono tornato. E poi quella foto galeotta fra te con e Belen, fatto... che ti fa una scenata e dice: come, non esci con noi? Bellissima ancora. Ciao ragazzi, di una volta, se avessi visto Gudmundsson giocare la metà delle partite in fortitudo come ieri sarei stato più felice e saremmo anche più in alto in classifica. Abbiamo detto di Maignan che fa male in Virtus e bene in nazionale, Gudmundsson malissimo in fortitudo, bene in nazionale. Come mai? Qual è il problema? Il problema reale è che in questo momento si è tornati sul mercato prendendo dei giocatori comunque validi, perché secondo me, a parte il problema infortunio di Feldane, ma questa squadra, se fosse stata insieme dalla preparazione estiva, probabilmente si starebbe togliendo altre soddisfazioni, avrebbe qualche punto in più in partita. A me Durham, l'ho detto fin dall'inizio, piace. Frazier, buono. E Feldane era interessante, anche Feldane.
sono tre giocatori che se fossero stati lì fin dall'inizio probabilmente questa Fortitudo avrebbe giocato più insieme, ci sarebbero stati aiuti, però manca il centro, come diceva Bagaric, il centro che ti va a chiudere sulle penetrazioni, non ci sono aiuti assolutamente per le guardie che vengono saltate sul perimetro e quindi molti giocatori avversari vanno ad attaccare il ferro tranquilli. Molto bene, intanto messaggio di Claudio, che non credo che sia Sabatini, però è comunque Claudio, che dice: Sabatini bravissimo con i tour enogastronomici, perché quando fu la Coppa la presentò così proprio come una gogliardata, una trasferta, un tour enogastronomico, non fu un bel andare, però ricordo che comunque lì arrivasti, cioè ricordo che Sabatini dalla radiazione ti ha portato i Boykins, i Sharon Ford, i Kate Langford, ha fatto grandi cose, ne ha sbagliate altre. Pavani ha fatto grandi cose con meno budget, ma chi non ne fa non sbaglia, sbagliate altre. Sì, diciamo che mi fa pensare un po' a una grande storia d'amore, i primi anni molto belli, poi alla fine la cosa un po' decade e ti dimentichi quanto hai amato prima. Non so, mi dà un po' quella sensazione lì, però io non arrivo mai alla seconda fase, spesso neanche alla prima, quindi non faccio testo di norma. Per me si risolve in un arco di tempo molto contenuto, per cui tutto si brucia in un istante e poi se ne vanno, perché hanno detto può bastare anche così. Allora abbiamo Ale Nava in collegamento telefonico, perché non siamo riusciti a sistemare Skype, mi pare di capire, rimane l'immagine, poi un po' di copertura con lo Star Game, però direi che possiamo salutare il nostro amico Ale. Ciao! Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Un piacere ritrovarti. Allora, ti faccio subito la prima domanda che arriva da un amico da casa, poi andiamo con l'All-Star Game, però tu hai contatti ormai in tutta Europa e in tutto il mondo per organizzare un All-Star Game. C'è questa crisi con, in Ucraina, drammatica, e peraltro la notizia è che Hackett dovrebbe lasciare il CSKA per tornare in Italia. Hai qualche info al riguardo, visto i tuoi buoni uffici? Ma al momento no, però credo che una delle candidate potrebbe essere l'Olimpia Milano. È l'ipotesi che fa il nostro ascoltatore. Una delle candidate potrebbe essere l'Olimpia Milano. Per Hackett, sì. Sì. Tu ci credi? Hai avuto qualche voce, qualche indiscrezione? Ma c'è qualche voce di corridoio, ma la stessa voce di corridoio riguarda anche Danilo Gallinari, che sicuramente è agli sgoccioli della sua carriera americana statunitense nella NBA, e quindi sicuramente lui farà ritorno a casa all'Olimpia Milano, perché è un milanese doc, lui è la gloria anche di suo papà. Luigi? Se vuoi rimanere sul tema, interessante. Questa, Alessandro, è una notiziona, anche perché Danilo Gallinari è ancora un giocatore molto forte, quindi è ancora un giocatore... Ha fatto 26 l'altra sera. Quindi io non so quando sarebbe programmabile questo rientro, anzi lui il contratto ce l'ha ancora per quanto? Lui ha firmato un triennale, questa è l'ultima stagione, credo, in essere. Ti sei detto, infatti, vedi... Ti stai dicendo qualcosa che può avverarsi. Ma lui ha già dichiarato, il giocatore, che gli piacerebbe chiudere la carriera a Milano, e ripeto, ha tutta la famiglia a Milano, è un papà, è un agente, è una gloria dell'Olimpia Milano, e tutto può accadere, però la destinazione è molto molto più probabile è quella che dell'Olimpia Milano per Danilo Gallinari. Prossima stagione, vero? Già dalla prossima? Ma già da sì. Ma se ne parlava anche quest'anno, però sicuramente con la nuova sistemazione che ha avuto e la fine del contratto che scadrà il prossimo anno, le parti adesso possono essere molto molto più vicine. Questo è molto interessante. Un bel carico, eh? Beh, sicuramente è un giocatore che va per i 34, è dell'8888, il numero è particolare. Secondo me potrebbe essere ancora un giocatore... Da Eurolega sicuro. No, beh, da Eurolega tutta la vita. No, il concetto, che ti faccio un esempio. Io non so se concordi. Quando arrivò Bellinelli, io dissi che sarebbe stato un giocatore utile, perché là era uno specialista, ma non un fuori categoria come qualcuno scrisse. E dissi che difficilmente sarebbe arrivata a 15 punti di media, pur dando un bel contributo. In effetti ha dato un bel contributo, ma non è arrivata a 15 di media. Io sono convinto che Gallinari... Se arrivasse la prossima stagione sarebbe un'altra cosa rispetto a un Bellinelli. Adesso fa un po' più lo specialista là,
ma non si è ritagliato una carriera da specialista, lo sta facendo un po' di più perché il tempo avanza, ma lui avrebbe l'opportunità, secondo me, in Eurolega di essere ancora un uomo da 20 a partita. Sì, sono d'accordo, anch'io con la tua disamina, però dobbiamo mettere sempre in conto che nel gioco del sistema americano, nella NBA, non si difende. E questo lo vediamo adesso a tutt'oggi in tutte le partite. E in Europa e in Italia soprattutto si è un po' più accorti in difesa. Fermo restando che le sue qualità e la sua media punti, il suo bottino possono sicuramente arrivare ai 20 punti. Diciamo che l'Olimpia Milano deve coronare il sogno di tornare in trionfo in Europa vincendo l'Eurolega, e Danilo Gallinari potrebbe davvero essere la sua punta di diamante. Perfetto. Alessandro, cosa pensi di questa crisi profondissima della Fortitudo? E poi ti chiederò qualcosa anche sulla Virtus, che non è crisi, continua Jack a piangere ogni tanto, ma ce ne fossero di quelle crisi. La Virtus ha una crisi solo forse di infortuni e quindi non è una squadra al completo, ma parlaci un po' dalla Fortitudo. Ma io credo che la Fortitudo quest'anno non stia rispecchiando i programmi societari che erano stati gettati con l'arrivo di un allenatore quotato come Jasmine Reposa, forse però in un periodo molto delicato. Dobbiamo anche fare un resoconto con le casse societarie e gli introiti della Fortitudo, che sono prevalentemente attive con il botteghino, e l'inizio della stagione per via delle restrizioni anti-Covid, questo non ha aiutato la società e questo non porta sicuramente serenità. Sul roster e sulla costruzione della squadra sicuramente ci sono delle responsabilità. Quando cambia un allenatore vuol dire che i programmi anche sull'impronta di gioco e di squadra non hanno poi prodotto sul campo il risultato che tutti si aspettavano. Quindi spero che intanto che la Fortitudo possa lottare fino alla fine insieme al quartetto composto da Pesaro, Cremona, Varese, la stessa Fortitudo, e magari riuscire a portare su una salvezza. Però è chiaro che a livello societario bisogna strutturarsi con delle figure che possano essere all'altezza di Bologna Basket City. Questo non vuole essere sicuramente un appunto nei confronti di nessuno, però la Fortitudo deve avere un'equipe di qualità, perché rappresenta, io ieri vedevo anche la nazionale dovrebbe giocare molto spesso più a Bologna perché è Basket City e il calore l'ha aiutata anche nei momenti difficili, e anche se quest'anno la Fortitudo il prossimo non sarà competitiva come la Virtus, però è una squadra che si merita sicuramente per stare nelle zone chiaramente alte. Dovremo vedere poi se sarà in A1 o in A2 la Fortitudo, perché non è solo il fatto di non essere competitiva come la Virtus, non è detto che sia nella stessa categoria, perché obiettivamente i rischi di retrocessione ci sono. Scusami, ma ti è arrivata la voce di un Minucci che potrebbe diventare dirigente della Fortitudo? Ma se ne parla, non so quanto ci possa essere di vero, perché credo che le vicende ultime giudiziarie anche su Siena non l'abbiano lasciato molto tranquillo, però voglio dire, tutto può accadere. È un uomo di esperienza, un uomo che ha fatto bene, anche non entro in merito dal punto di vista giudiziario, però come risultati sportivi, come sicuramente assetto societario, potrebbe dare anche, creare un team per il futuro. Fermo restando che non potrebbe entrare in prima persona, perché per ciò che è accaduto a livello giudiziario deve rimanere fuori appunto come soggetto. Messaggio proprio sulla Fortitudo: 5 più 5, poi 6 più 6, Nora 9, cambiamo americani, uno arriva rotto, uno è scarso, lo teniamo lo stesso, siamo peggio delle comiche, che stiamo vedendo quei pochi buoni rimasti, visto che si retrocede, ma quello che mi fa rabbia è il mutismo della fossa, ricordando che il povero Romagnoli fu trattato a pesci in faccia solo perché non prese la società madre. Saluti da Mauri da Riccione. Raccogliamo il tuo messaggio, come legittimo che sia. Adesso
adesso abbiamo come sempre un po' di immagini d'archivio del tuo All-Star Game, però siamo stanchi di mandare le immagini d'archivio. No, ma lo sai che noi vogliamo vedere le nuove. Ma quella, l'All-Star Game che volevi fare a Napoli, poi come sta andando? Beh, no, era in programma proprio ieri, il 27 febbraio, avevamo chiesto un placet di ospitalità alla città di Napoli e al Basket Napoli, che è tornata dopo 13 anni in Serie A e aveva fatto anche una prima parte di campionato come una sorpresa. E avevamo avuto grande entusiasmo da parte dei detti lavori, però con la quarta ondata e la variante Omicron che è spalzata in Italia, questo non ci ha permesso di poter continuare con lo sviluppo, perché la restrizione al 35% che è andata via da qualche giorno, questo ci ha causato un'interruzione. Però rimane sempre in accordo con la società di poter disputare la manifestazione anche all'inizio del precampionato prossimo, e magari coinvolgendo anche facendo un pasto in future, quindi dando la possibilità ai tifosi e agli spettatori di vivere sia la presentazione della squadra che affronterà il prossimo campionato e sia anche il ritorno dei miti e quindi le loro leggende. Questo è un connubio che può essere anche una formula per le prossime edizioni. Certo, beh, adesso io voglio sperare con tutto l'affetto che tutta questa agonia sia finita, che non si debba più parlare di varianti e altro. L'altra sera sono andato in discoteca, come mia abitudine, sia venerdì che sabato, perché sono un vecchio nottambulo. Ecco, onestamente, io sono felicissimo che gli amici delle discoteche possano operare. Dico che se concedi la discoteca, venga valutata come una sorta di liberi tutti. Ecco, non andiamo a sindacare sulla mascherina, al parasport, perché arriviamo al ridicolo. Cioè, se vale questo, come aggiungo, se in Piazza Maggiore è meraviglioso manifestare per la pace ed è la cosa più bella al mondo, però se il Covid non c'è quando si manifesta per la pace, non credo che ci debba nemmeno essere quando si organizza una partita di basket, no? È giusto, non ci sono stati purtroppo due pesi e due misure corrisposti, ma l'abbiamo visto anche in altri ambienti. Gli affollamenti e gli assembramenti ci siamo sempre stati dall'inizio dell'era Covid. Poi purtroppo si andava a guardare gli stadi, soprattutto che sono all'aperto, o i palazzetti chiusi dove ci si indossa la mascherina FFP2, ci si misura la temperatura. Cioè, adesso credo che il governo abbia non capito, ma stia permettendo a tutti di vivere la nostra era per Covid, come di conviverla nel migliore dei modi, ma essendo consapevoli che è ormai un'infezione, è un virus che può essere curato, può essere anche letale, però questo purtroppo fa parte della vita, perché gli incidenti nella vita possono essere anche altri. Certo. Quando potrebbe essere il prossimo All-Star Game? Proviamo a dare una data? Ma se tutto va bene dovrebbe svolgersi a fine settembre, e non è detto che poi durante l'anno, di nuovo nella pausa di campionato, non ci sia un'altra tappa in un'altra sede. Quest'anno avevamo anche delle novità, che una riguardava molto il basket femminile, perché come abbiamo visto le figure femminili anche nel mondo dello sport avanzano, sono sempre più anche nel mestiere che la fai tu, ci sono delle telecroniste oggi che commentano anche le partite di Serie A, ci sono delle donne arbitro che sono arrivate anche ad arbitrare partite di campionato di Serie A. Ecco, questo abbatte il principio della diseguaglianza e onore alle donne, e quest'anno era una di quelle formule, era dedicata alle donne, mettendo in un quintetto anche una presenza femminile di ex giocatrici, che devo dire che in Italia ho avuto modo di spolverare un po' il nostro almanacco, ce ne sono parecchie. Per esempio c'è la sorella di Nando Gentile, che anche lei è una sorella d'arte, ha giocato chi gli dici Limma? Limma Gentile ha vinto di tutto, un simbolo, ha vinto l'Eurocup nel 2005 con Napoli, cioè tra il padre e Nando
Stefano e Imma. Imma, voglio dire, è una giocatrice di caratura europea, cioè, classe 75, veramente molto molto forte, e peraltro ho avuto il piacere di conoscerla, è una ragazza deliziosa. Quindi io ribadisco sempre, per scelta quasi non parlo mai delle donne arbitro, delle donne telecroniste, perché noi finiremo di fare una distinzione tra uomo e donna quando smetteremo di parlarne. Cioè, io ho guardato la Domenica Sportiva, c'era la mia amica Katia Serra, che è una bravissima commentatrice. L'uomo è un complessato che non ha la testa di ammettere che a volte capisce meno delle donne. Nello sport, figuratevi, io quando voglio un consiglio tattico lo chiedo a Katia, che è preparatissima. L'uomo invece dice, no, ma io parlo in TV di calcio, perché devo parlare con una donna? Perché lei ne sa più di me. Quindi è molto semplice. Quindi il fatto che Chicca Macchi commenti il basket, a me non deve interessare se è uomo o donna, deve interessarmi il fatto che è bravissima a commentare, punto. Quindi io credo che ogni cosa, sia basket, che sia giocato da uomini e da donne, ha delle caratteristiche differenti, ma può essere emozionante allo stesso modo, con mille storie da raccontare. Quindi noi ti aspettiamo a Bologna, magari per trovarci e fare una bella mangiata. Tanto che dice che vi passa. Quando e poi me lo passa. Fai un All-Star Game a Bologna, che voglio rivedere le mie vecchie glorie? Ma no, io guarda, spero di poterti fare un regalo che va oltre l'All-Star Game. È un progetto che stiamo molto lavorando. È un progetto cinematografico. Allora io sai che voglio fare un cameo, lo sai, vero? Come nella no, parte del giornalista ci vuole Jack Bonora. Cioè, noi facciamo come ricchi e poveri. Balduini fa il bello e io faccio il brutto, hai capito? Quindi tu un ruolo me lo devi trovare. Lui sa. Cioè... No, qua devi, in questo caso dovresti fare un po' il narratore degli anni passati. Il bello e il brutto a disposizione, no, diverso un playmaker caso... degli anni 70, metto anche la basetta e il cappello cotonato solo per la gioia di riavere il cappello. Quello è Giardini Margherita, se vuoi però anch'io fare quattro tiri, però questo potrebbe essere più che una possibilità, che grande idea, ci hai lanciato uno spunto interessantissimo. Bello, veramente. Allora Ale, noi ti lasciamo perché il tempo è volato in tua compagnia, ci hai lasciato tanti spunti, ma adesso siamo pronti per tornare in pubblicità, per ringraziarti, e ti aspettiamo a Bologna perché sei una fucina di idee e sono sempre tutte vincenti, perché non ha mai sbagliato un appuntamento alle Nava. Sembrava un'impresa, ha portato 6.000 persone al Paradozza quel 6 aprile del 2017 per l'All-Star Game. Complimenti ancora e ti aspettiamo presto. Io vi ringrazio e spero presto di essere dei vostri, sicuramente non mancherà occasione. Un abbraccio, qualche consiglio della regia e torniamo tra poco per le ultime chiacchiere con Sport Club. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A.
La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La dispensa del boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La dispensa del boscaiolo è un marchio Ed Food. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mille Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Subito un messaggio di complimenti per te. Permettimi di farvi i complimenti, soprattutto a Luigi Balduini, che non conoscevo, invece è bravo e preparato. Colpa mia, la domanda più una curiosità: cosa ne pensate di Madrigali? Allora, visto che sei che hai trovato un nuovo sponsor, subito la tua opinione. Madrigali, cosa ne pensiamo di Madrigali che fu o di Madrigali che è oggi? Che oggi è un po' scomparso. Io mi ricordo Madrigali perché non solo lo vissi quando tutti lo vivevano e quando fu preso per i capelli per aver esonerato Messina. Io me lo ricordo nella fase finale in cui io rappresentavo Griffith e le pendenze che aveva Madrigali con Griffith, che passai una giornata intera ed era già proprio negli atti finali della liquidazione della sua situazione. E io passai una mattina e un pomeriggio fino a sera tardi con tutti i giornalisti fuori a negoziare questa dilazione di pagamento per quello che rimaneva a Madrigali, e lì lui era alla mattina era abbastanza pimpante, già al pomeriggio sera era un uomo completamente prosciugato.
Non finanziariamente, un po' finanziariamente, ma anche proprio a livello di nervi. A me è sembrato uno di quei personaggi che vedo nel mondo della notte. Sai, in discoteca quando c'è uno che per un certo periodo ha dei soldi e comincia a stappare dei cristallanastro e si circonda di ballerine. Poi un giorno quei soldi finiscono e ogni tanto non paga una bottiglia, ogni tanto non paga la ballerina e poi vedi che scompare e non esce più, ogni tanto lo rincontri a un bar che si sta facendo un cappuccio e una brioche. È finito così, ha avuto i soldi, li ha spesi, ne ha spesi troppi, forse ne ha spesi male, ha dovuto raccontare bugie, ha commesso tanti errori e oggi non è più quello che era prima. Ha brillato, ci ha fatto brillare, ma poi è calata la notte. Per noi invece è arrivata la sigla perché abbiamo chiuso il nostro appuntamento con Sport Club e ci ritroviamo logicamente lunedì prossimo alle 17.30 sempre su ATV Rete 7. State con noi.